è stato Freud il primo a esplicitare per la prima volta i legami tra arte e gioco, affermando che il bambino impegnato nel gioco si comporta come un poeta, in quanto si costruisce un suo proprio mondo, o meglio, dà a suo piacere un suo nuovo assetto alle cose del mondo, e che anche il poeta fa quello che fa il bambino giocando. Egli crea un mondo di fantasia che carica di forti importi d'affetto, pur distinguendolo nettamente dalla realtà. Lasciando da parte per il momento, anche se sicuramente rilevanti a riguardo, i risvolti psicoanalitici della questione, questa visione di arte come gioco è sicuramente utile per leggere le opere di Michele Cutano. Non è sicuramente un caso che egli basi la propria arte su linguaggi derivati dal mondo infantile e dal fumetto, che rappresenta una sorta di parodia della rappresentazione artistica canonica. Egli mette in questo modo in evidenza quello che è il nucleo centrale dell'arte, l'arte come gioco, come infinita possibilità di cambiare le combinazioni tra gli elementi, come volontà di rappresentare tramite allusioni infantili le dinamiche sociali contemporanee. Sul tappeto verde che ci ricorda quello usato per molti giochi da tavolo, basilare palcoscenico di una rappresentazione teatrale parodistica, Cutrano mette in scena un mondo immaginario, parallelo a quello reale, fatto di supereroi con le loro potenti supermacchinine, gli anonimi omini Lego, di bamboline di plastica, che inizialmente ci strappano sorrisi e persino risate, ma che a una seconda occhiata sembrano accennare, anche solo vagamente, alla solitudine del mondo contemporaneo e alla sua costante mania di perfezione. Tutti vorremmo essere, anche solo per un giorno, omini di plastica circondati da un mondo perfetto. Ma forse ci vergogniamo di questo desiderio. Michele Cutrano, invece, ce lo dice, saggiamente, in faccia.